scusa. 15 giorni, 5 anni a provare, ma insomma, è stata anche perché tu non avevi neanche degli uffici attrezzati per allora, affrontare. Questo è stato uno dei casi più complicati in assoluto che c'è stato. Devo dire però che il problema è proprio quello, cioè uno, la mancanza di personale, secondo che erano tutti contratti a tempo determinato e quindi dopo 4 anni sono scaduti e abbiamo quindi sostituito tutto il personale che se ne occupava. Ho capito. E quindi capisci già l'assurdo. E terzo che abbiamo chiesto al governo di aumentare il personale dedicato al sisma, ma ha detto no. Recentemente sì, a Parigi questa è una corte vincolata, una corte storica, okay, di interesse storico, di pregio, del 1500, era veramente una gran bella casa, una gran bella villa. Tra l'altro noi abbiamo chiesto di farla più ristretta, sì. Il comune era anche d'accordo, però sovrintendenza e paesaggistica, cioè, non se ne parla. Se uno voleva ricostruire, ricostruire esattamente come era, con i materiali, con le cose. Quindi quello che l'ultima interrogazione che ho fatto alla Camera riguardava proprio questi aspetti, che manca un fondo per una ricostruzione degli edifici tutelati e vincolati. Qua era vincolato perché c'era entro 200 metri da margine, quindi c'era un vincolo della legge Galasso. Era vincolato perché comunque nel 1500 aveva un vincolo storico-artistico, quindi diversi enti di tutela chiedevano a lui, no, tu devi rifare mattone per mattone così. Quindi il cittadino che deve ricostruire una casa così non spende i soldi come dovesse rifare una casa, ma spende 3 volte tanto. Lui più o meno mi facevi l'esempio che la cifra prevista adesso cosa sarà? Riusciamo a completare finito il primo piano, gli altri due sono soltanto stato grezzo perché non ci sono i fondi. Però appunto non c'è un fondo di Stato e vale anche per l'Italia centrale, per nel caso in cui un edificio abbia una tutela particolare la persona si trova spesso, è vero che poi magari ti arriva il rimborso, però inizialmente uno se non ha in qualche modo la possibilità di anticipare qualcosa non ce la fa a partire con i lavori per ricostruire fedelmente. Ce ne sono prima. Molte di realtà così in queste condizioni. Ti diamo un dato, a 2012-2017 siamo al 93% delle case finanziate. Ok, finanziate. Finanziate. Il 60% dei lavori è completato, quindi tutto sommato stiamo andando bene. Ne abbiamo 12, noi avevamo 220 casi nel nostro comune, ne abbiamo 12 che sono ancora da autorizzare. Quindi insomma, complessivamente di lavoro ne è stato fatto. In 5 anni, no? In 5 anni, però in 5 anni. Considera Luigi che adesso la Commissione Europea dovrà, si spera, dare una proroga per i termini per la rendicontazione di come sono stati spesi i fondi e quindi poter far finire, diciamo, la spesa di tutti i fondi per la ricostruzione dei progetti in corso e anche il fatto che poi Regione Lombardia ha aperto una nuova manifestazione di interesse per quei progetti o per quelle persone che sono rimaste fuori dal primo bando. E adesso si dovrà capire questa manifestazione di interesse cosa, dove porterà e se ci saranno i fondi anche per recuperare ulteriori fondi per finanziare anche questa manifestazione. Il problema qual è stato? Che il termine per presentare le domande di contributo è stato fissato al 31 dicembre 2014 okay. E poi non è più stato prorogato. Quindi entro quella data si è fatta una corsa velocissima, ma alcuni casi sono rimasti fuori. Ho capito. Quindi con la struttura commissaria ho detto riapriamo i termini e vediamo quello che c'è. Il problema soprattutto sugli agricoli è che il contributo viene paragonato a un aiuto di Stato e quindi ha il termine del 31 dicembre 2018 per essere rendicontato, finito all'Unione Europea. Dobbiamo fare qualcosa però per adesso perché non in questo caso è ammessa la demolizione e ricostruzione, no? In questo specifico caso sì, esatto. L'edificio dopo diciamo non è che c'è un caso comune perché il problema è proprio quello che diceva lui, che ogni casistica ha la sua storia, quindi in questo caso siamo riusciti a consentirne una demolizione e fedele ricostruzione cambiando anche i materiali. Perché la novità poi grossa di questo intervento e la sua particolarità è questa, che permette un'antisismica più maggiore, no? Perché essendo in legno e poi anche tempi di costruzione giorni di lavorazione. No, infatti questo perciò ti avevo chiesto quando avevi iniziato, perché comunque è impressionante. C'è anche il tecnico che sta seguendo i lavori. Salve. Buongiorno. Se vuoi vederlo da vicino. Sì. Volete fare un attimo le battute? Allora libero un attimo loro i giornalisti e vengo da voi. Così? Sì. Ci siamo? Un attimo solo, quando siete pronti. Che viene dietro? Franci.
la struttura. Perfetto. L'abbiamo fatta così apposta. Sì. Grande, sei un artista. No, faccio il mio, come lei fa il suo, fa di capire. Sì, la domanda, sì. Berlusconi attacca sempre. Deve far lui, no? Sì, faccio io, vabbè. Sì. Beh, innanzitutto la ricostruzione qui, nel zona terremotata dell'Emilia e della Lombardia, i lavori vanno avanti, 5 anni al terremoto si va avanti, però nel centro Italia le cose vanno peggio. Il problema vero è che c'è un paese ostaggio della burocrazia, però la burocrazia non viene da Marte, la burocrazia è il modo di fare le leggi nello Stato. A Roma in questi anni si sono fatte una legge ogni 2 giorni e mezzo, una nuova legge ogni 2 giorni e mezzo, e si sommava le centinaia di migliaia già esistenti. E poi è logico che quando una persona deve avere un'autorizzazione ad una ricostruzione di una zona sismica ha a che fare con 7 enti che si rimpallano le competenze tra di loro, perché la legge non è certa, è continuamente incerta, farraginosa, e ce n'è sempre una nuova che cambia quella precedente. Allora, quello che io dico per rilanciare questo paese, non abbiamo bisogno di programmi elettorali che facciano l'elenco delle nuove leggi da fare, abbiamo bisogno di programmi elettorali che facciano l'elenco delle leggi da abolire, ascoltando i sindaci, gli imprenditori, ascoltando i cittadini che hanno difficoltà ogni giorno, perché non è più possibile che quando hai un problema non sai più quale sia la legge di riferimento e l'ente che ti deve risolvere quel problema. Anche sulle aree terremotate, nel centro Italia, come in questa zona qui, il problema vero è che si sono fatte troppe normative in questi anni che si contraddicono, e ormai ogni ricostruzione ha bisogno di una normativa a sé, ma questo non è un paese civile. Perciò la nostra proposta sarà quella dell'abolizione di 400 leggi nei primi giorni del nostro governo, per liberare le nostre imprese e lasciare liberi i nostri imprenditori, ma i cittadini in generale, di vivere una vita di qualità migliore. Berlusconi continua a dire che la competizione sarà tra lui e il 5 Stelle, dicendo anche che il programma dei 5 Stelle sarà un massacro per il ceto medio. Berlusconi dice che il programma dei 5 Stelle sarà un massacro, però poi l'ha copiato praticamente in toto questo programma. Noi lo definiamo la fotocopiatrice impazzita, perché ogni giorno prende un pezzo del nostro programma e lo rilancia. Ci fa piacere, perché una volta al governo gli chiederemo di votare le proposte di legge che ci ha copiato nel programma e che noi presenteremo, perché terremo fede alle nostre promesse. Il nostro è un programma credibile, anche perché coprirà ogni spesa. Voi conoscerete il nostro programma elettorale come l'unico programma elettorale con tutte le spese dettagliate, quindi non racconteremo favole, vi diremo dove andremo a prendere i soldi. Mi dispiace poi che Berlusconi attacchi noi, che attacchi me ogni giorno, non l'avrei mai immaginato 5 anni fa, adesso siamo una sua fissazione, anche perché noi siamo una forza politica che è nata proprio perché le sue politiche in questi anni avevano deluso i cittadini. Molti credevano nella rivoluzione liberale, nell'aiuto ai giovani. Io sono uno di quelli che viene da un'area del paese con oltre il 60% di disoccupazione. E chi governava quando si sono creati questi dati? O loro o il centrosinistra. E quindi la prossima campagna e le prossime elezioni politiche non saranno tra Berlusconi e il Movimento 5 Stelle, sarà tra la vecchia politica e noi, e i cittadini dovranno scegliere. Ascolti, cosa ne pensi della missione degli italiani in Niger? Sicuramente una decisione alquanto ardita da prendere alla fine di una legislatura con un governo poco legittimato. Io sono contento che sia finita la 17ª legislatura e noi andiamo via da questa legislatura a testa alta. Abbiamo rinunciato ai vitalizi, abbiamo dimezzato i nostri stipendi per 20 milioni di euro, rinunciato ai rimborsi elettorali di 42 milioni di euro, e in tutti questi anni io, da vicepresidente della Camera, non ho mai utilizzato né la mia auto blu, né il mio volo di Stato, né i doppi stipendi e i privilegi legati a questa carica. Quindi noi ne usciamo a testa alta. Quelli che 5 anni fa avevano promesso di ridurre gli sprechi dello Stato ci hanno restituito uno Stato che spreca ancora di più, ma soprattutto loro si sono garantiti un'altra pensione. Questo è la discriminante che ci servirà per scegliere alle prossime elezioni politiche, la credibilità. Noi abbiamo fatto quello che dicevamo. Di Maio, un'ultima domanda. Lei alla fine è l'unico candidato premier in corsa. Tutti gli altri sono defilati. Mi fa piacere che lo dica lei, perché... Ma lei a questo punto non teme di essere cominciato troppo presto e di arrivare magari col fiatone? Ma in realtà io penso che il Movimento abbia iniziato questa campagna quando è nato. Noi siamo nati nel 2009 e non abbiamo mai smesso di raccontare la nostra idea di paese agli italiani. E la nostra campagna sarà incentrata sulla vita di qualità.
la qualità della vita deve essere il pallino di ogni governo nei prossimi anni. Noi è vero, abbiamo un candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, gli altri si stanno ancora scannando e non lo hanno trovato. Non è che stanno facendo strategia, è che hanno seri problemi interni. E io agli italiani dico una cosa: votare delle forze politiche che non riescono neanche a mettersi d'accordo sul candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri fa capire che il giorno dopo le elezioni questa gente farà piombare nel caos il paese. L'unica occasione di stabilità per l'Italia siamo noi, e infatti ve lo dimostreremo non solo presentandovi, che sono io il candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche i nostri ministri prima delle elezioni, che sarà una squadra di ampio respiro che finalmente si metterà al lavoro per migliorare la qualità della vita degli italiani, perché l'obiettivo è quello, non esistono programmi di destra o di sinistra, esiste la qualità della vita dei miei concittadini a cui devo badare e di cui mi devo occupare. Grazie. Vicepresidente, una domanda su Mantova. Sì. Ha scelto un territorio ovviamente a grande propensione agricola, la priorità in questo tema che è ampio a livello regionale e politico qual è? E poi visiterà anche la città nel pomeriggio, c'è una scelta anche qui nella location, Piazzale Mondadori, se ha un messaggio per questo posto. Beh, prima aspetto di fare il sopralluogo su Piazzale Mondadori, in ogni caso vado a vedere un'area in difficoltà legata alle solite politiche del nostro paese che poi creano o opere incompiute o addirittura degrado. Detto questo, io sono un'area a forte vocazione agricola. Quando incontro le aziende agricole mi parlano di politica estera, non mi parlano di politica interna. Dobbiamo proteggere i nostri prodotti da trattati che stanno arrivando dalla Cina, dal Canada, dal Nord Africa. Dobbiamo cominciare a farci sentire ai tavoli europei, anche perché diamo 20 miliardi di euro ogni anno alle istituzioni europee per tenere un Parlamento a Bruxelles 3 settimane e un'altra settimana a Strasburgo, con annesso trasferimento di tutti i documenti da Bruxelles a Strasburgo ogni mese. E se noi diamo 20 miliardi di euro all'Unione Europea ci devono ascoltare, oppure una parte dei 20 miliardi di euro inizieremo a darla ai nostri agricoltori per compensare la svalutazione dei loro prodotti agricoli dovuti a trattati che non stanno aiutando né il Made in Italy né le nostre eccellenze agroalimentari. Grazie. Grazie. Eccoci. Luca. Scusate se fai tra. Assolutamente. Sì. Lui si chiama, il tuo mamma si chiama Di Maio. Ah, che piacere. È originario. Gianni di dove la signora? Foto per Pasquale. Faccio una foto con il Pasquale. Vieni, Pasqui. Eccoci qua, tutta la famiglia. E il sindaco. E il sindaco che ovviamente suggella. Suggella. Ok, perfetto, proseguiamo. Posso darle la mano? Molto piacere. Buongiorno a tutti. Tu da quanto sei in carica? Sì, 6 anni. Sono stato eletto a 23 anni. Ah, 24 il terremoto. Mamma. E quindi mi sono divertito nella vita. No, obiettivamente è stata un'esperienza bellissima. Immagino. E c'è stato tanto da fare, cioè nel senso, tante volte. Purtroppo di solito con pochi soldi si riesce a fare poco. Certo. Qui invece abbiamo avuto una situazione che ci ha messo veramente alla prova. Che si è messa all'opera, no? Qui la cosa più bella è stata la ricostruzione, cioè la voglia della gente di tornare alla normalità. E tutti alla massima. Fai conto che in 60 giorni abbiamo riaperto il centro storico, che era zona rossa, quindi con i cinesi, eccetera, e poi siamo partiti velocissimamente con la ricostruzione. Certo. Quistello ha avuto 100 milioni di danni, per darti un'idea complessiva. 100 milioni di euro. 100 milioni di euro, esatto. 220 edifici inagibili che hanno richiesto il contributo, e quindi questo è quello che ha impegnato poi tutta la vita, certo, amministrativa, immagino, negli anni a seguire. Sì. Con le risorse ordinarie l'hai gestito, cioè organiche, dico, del comune. 4 persone in più. 4 persone in più. Però ti dico, però, cioè, abbiamo, sì, gestito in 5 anni. Entriamo? Sì, sì. Abbiamo gestito in 5 anni 65 milioni di euro con 4 persone in più. Cioè, che roba da tanto. Mi siete usciti in bene. Mi siamo usciti in bene, no? Veramente. No, infatti, dopo, perché poi il dubbio che hai è vedere che tutti i controlli a posteriori, certo, ci sono. Le ditte che costruiscono impianti come edifici come questi sono ditte, allora, specializzate? Questa è una ditta locale, una ditta qua di Luzzara, come impresa edile, poi è stato subappaltato la parte della costruzione proprio di legno, e sono ditte di Trento, sono trentini. Ah, ok. Non sono quelli che hanno fatto le casette. No, capito. No. Però ci vogliono, diciamo, delle particolari competenze, no? Che, sì, una normale ditta di edilizia magari non no, ha. No, difficilmente ha.
Anche perché noi non abbiamo una grande cultura di costruzione in legno, sempre cemento armato. Abbiamo è utilizzato. Stata un'innovazione di questi anni. Abbiamo un isolamento perfetto, certo. E poi la velocità, poi l'antisismica, perché qui c'è una piattaforma. Il pezzetto di cemento, no? Mi divertiva, non so quanti materassi. Quanti materassi mi hanno bruciato con. Sì, infatti stavo chiedendo. E dal punto di vista delle norme di sicurezza si poteva fare sta cosa. Eravamo sul filo. Adesso mi raccomando, è tutto in legno, quindi attenzione. Gli ingegneri ci dicono che è più sicura così che non in cemento armato. Vedi. Perché devi starci con il lanciafiamme qui per poterla. Perché comunque è rivestito di solventi ignifughi. No, perché no. Il legno per prendere fuoco o hai dei ramoscelli, ma se hai delle travi del genere. Devi completamente proprio starci col lanciafiamme sotto per. Il luogo comune, che invece sì. Magari non pensi che la casa del legno brucia. Noi volevamo ricostruirla in paglia, con una tecnica della paglia. Anche anche quella è antifisica, ignifuga, eccetera. Purtroppo i tempi burocratici ci hanno imposto di accelerare e siamo passati al legno. Ma infatti sindaco, un comune come il tuo sostanzialmente fa gli stessi adempimenti di un comune di 1 milione di abitanti. Esattamente, cioè, perché noi sopra i 5.000 di fatto il problema della burocrazia sostanzialmente non vale solo per le aziende, vale anche per gli enti pubblici. Io me ne sto rendendo conto. Infatti cioè, il problema è che un comune da 5.000 abitanti è difficilmente gestibile sul piano amministrativo, perché i costi che ricadono sulla comunità sono troppo elevati, quindi o arrivi a un 15-20.000 e allora forse c'è un'economia di scala che ti permette di funzionare, altrimenti. Poi molte responsabilità sono in capo ai funzionari, i quali stanno ben attenti anche a volte a prendersi. Giustamente, perché se sbagliano non saltano addosso. Esatto. Non è, quindi. È che dopo Tangentopoli, a un certo punto con la Bassanini si decise di trasferire tutti i poteri ai funzionari. E questo ha dato meno potere alla politica anche di assumersi le responsabilità quando è il momento di intervenire. Infatti io ho fatto l'amministratore per 10 anni, 30 anni fa. Siamo quelli che hanno creato la raccolta differenziata. Poi ti daremo. Qui l'hai fatto? A San Benedetto poi è nata la raccolta differenziata 30 anni fa. Poi ti daremo. Siamo stati prima consulto dopo il libro. E allora decidevamo noi politici cosa fare, come investire, muovere. Sì. Adesso conviene, senza nulla togliere, adesso conviene leggere il capo dell'ufficio tecnico. Avere un bravo capo dell'ufficio tecnico è una garanzia, esatto. Questo è fondamentale. Noi abbiamo la TV del comune, insomma, facciamo i video e così via. Sì. Ci lasci un messaggio di coraggio per i nostri concittadini? Assolutamente. Visto che hai visto il terremoto, hai visto tutto? Assolutamente. Ecco. Il messaggio di coraggio è continuare a fare quello che state facendo. Siete una comunità operosa che si è rimessa in moto subito e che ha cercato di riportare